Proseguiamo con il prossimo ospite, dottor Rosario Pugliarello, medico sportivo di Serie A di tantissime società sportive. Rosario, hai collaborato con l'Atalanta, con il Vicenza, l'Udinese, il Napoli, il FU Chievo Verona. Allora, iniziamo proprio a raccontare di te, del tuo percorso che ti ha portato a volare alto, a partire dalla scuola. Hai un episodio che vuoi raccontarci? Sì, prendiamo spunto dalla fotografia. Ecco, io sono quel ragazzino che vicino alla maestra mi tiene proprio sotto controllo, perché era un pochino birbante. Però l'episodio interessante da raccontare è questo. Siamo in seconda elementare e ha iniziato in seconda elementare con noi la maestra. Tra l'altro ha fatto un anno solo e mi è dispiaciuto, perché era molto brava oltre che essere molto carina comunque. E allora, per stimolarci, aveva portato a scuola un poster dove era disegnata una montagna con tanti quadrettini che funzionavano come delle tappe. Sotto c'erano i nomi di tutti i ragazzini, quindi chi avrebbe raggiunto la vetta per primo avrebbe ricevuto un premio da parte della maestra. Ecco, io sono arrivato primo e lei qualche giorno dopo mi ha portato il regalo. Era un berretto universitario rosso, perché mi ha profetizzato: tu diventerai un medico. Per cui questo è il regalo che io ti faccio. E tra l'altro, come riporta la foto, che è un'ottima scannerizzazione, ricordo scolastico dell'anno 1955-56. E quindi proprio a tal proposito, l'altro ieri. Quindi, cioè, erano anni in cui la dispersione scolastica era molto presente. E quindi la mia domanda è: qual è stata la motivazione che ti ha portato a raggiungere i tuoi obiettivi in una società in cui non era per niente scontato proseguire anche alle superiori e all'università? Pochissimi andavano rispetto ad oggi. Sì, no, la mia fortuna è stata quella, probabilmente, di essere figlio unico e di avere due genitori che hanno vissuto per me. Quindi mi hanno accontentato in tutto, io ho potuto prendermi i miei tempi, sono sempre stato determinato nel definire una cosa, raggiunto quell'obiettivo a me era sufficiente e avevo bisogno di altri obiettivi. Il mio entusiasmo mi chiedeva sempre di aprire nuove strade, concluderle e ripartire con un'altra ancora. Che, tra l'altro, mi ricordavi, che mi raccontavi anzi, che nell'anno in cui hai fatto la maturità al liceo Messedaia, su 32 studenti ci sono stati 16 bocciati. Quindi, sì, sì. Cioè, ecco, quelli erano, diciamo, anni. Quelli erano, giusto per tranquillizziamo la platea, ecco. Però, sì, sì, cioè, sì. Tranquillizziamo. Sì, tranquillizziamo i maturandi, esatto. Quelli erano anni in cui tutte le materie venivano portate, dall'educazione fisica al disegno, gli orari, gli scritti di tutte le materie. E non era ancora uscita la canzone sulla maturità. Allora, andiamo avanti dicendo, appunto, raccontando che quindi ti iscrivi alla facoltà di medicina, apri il tuo studio di fisioterapia, diventi il medico sportivo di molte società di Serie A e tra l'altro segui nelle cure i calciatori dell'Hellas Verona nell'anno dello scudetto dell'84 e dell'85. Hai un episodio in particolare che vuoi raccontare della tua vita professionale, che vuoi condividere con la platea dei ragazzi? Per quanto riguarda il calcio o lo sport? Calcio e sport. Io ho avuto, non so se voi siete troppo giovani per ricordare, però l'avrete sentito di nome, un mito, Zigoni? Voglio sentire sì? Sì. Ecco, Zigoni ancora oggi, lui giocava negli anni 70 nel Verona, ma ancora oggi è un mito. Allora, lui è Petrini avevano un problema muscolare. È arrivato in studio da me prima Petrini, di cui dovrete aver sentito parlare perché ha scritto anche un libro parlando delle oscenità che possono arrivare nel calcio, riferito soprattutto al doping, non solo nel calcio. E quindi ha avuto delle rogne non da poco. Comunque arriva prima Petrini, lui inizia la terapia. Io già a quel tempo
facevo dell'agopuntura, la faccio tuttora, e quindi era lì infestato di aghi sdraiato. A un certo punto arriva anche Zigoni, la signorina mi dice: dottore, è arrivato Zigoni. Beh, gli dico, fallo venire, così saluta il suo amico. Lui viene, apre la porta, fa un passo, mi guarda e mi dice: doc, anch'io devo fare così. Sì, gli ho detto, va, allora smetto di giocare. Ha chiuso la porta e se n'è andato, e non ha più giocato comunque. Quindi, di parola è stato. Esatto. Okay. Va bene, Rosario, allora è appena uscito il tuo libro dal titolo Scienza e Sport con voce solista, due mondi con un solo pensiero, un libro dal taglio biografico. La mia domanda è: cosa ti ha spinto a scriverlo? Allora, come sempre vedrò di essere sincero, mi è stato proposto più di qualche volta di scrivere un libro. Io ho detto: non scriverò mai un libro su di me, perché sarò dibattuto tra il dire e il non dire. Dopo varie situazioni abbiamo deciso con due grandissimi giornalisti, sia di sport che di cronaca, per dire giornalisti che sono stati corrispondenti della strage di Bologna, dei fatti di Verona, direttori del Corriere dello Sport, insomma gente che sapeva, nel settore ha un suo perché, che sapeva, certo, scrivere. Allora mi sono detto: se io devo scrivere su di me, devo affidare a chi mi conosce, e questi mi conoscevano dalla vita, la mia vita. Per cui è venuta fuori una vita che diventa autobiografica, ma scritta, potremmo dire, in tre teste e in sei mani. Quindi è un libro ad intervista, insomma, certo, praticamente. E lì ci sono tutta una serie di episodi che, insomma... E che poi vogliamo dire che le vendite... Noi raccontiamo che così... E certo, incentiviamo la curiosità e il ricavato andrà in beneficenza. Questo è stato l'altro motivo che mi ha spinto a farlo. Il ricavato dei libri andrà tutto in beneficenza a due società. Una... a quella che avete visto prima, quindi ai Paraolimpici. Noi abbiamo a Verona un centro natatorio federale che segue anche i disabili, e tra questi appunto Xenia, Mixa, che è il suo fratello molto bravo, ed altri ancora. Quindi una parte va a loro per tutte le esigenze che hanno, un'altra parte invece va al centro aiuto vita, che è anche allargato nella provincia e anche fuori della provincia, che è a Cento a Verona, che si occupa di seguire le gestanti in difficoltà a fine gestione, chiaramente, e anche i bimbi che nascono, anche hanno degli alloggi per le madri che sono separate, che non sanno dove andare. Quindi mi sembrava buona cosa. Certo. E l'abbiamo anche qui a Legnago, il centro di anche qui a Legnago, per cui ecco, facciamo parte della rete. Perfetto. Ottimo. Tra l'altro il libro è fuori da quello che sì, è presente. È fuori, esatto. Chi ha piacere, volesse, ecco, sappia che c'è questa... il ricavato andrà in beneficenza. Okay. Ottimo. Allora, Rosario, so che ti faceva piacere così concludere l'intervento mostrando che sei ancora in attività sul fronte del karate. Quindi allora, c'è un breve estratto. Aspetta, esattamente, sì. È stata così. Volevo fare un regalo e noi li accettiamo i regali. Alla sì, platea, sì. E volevo far vedere, dopo più di 50 anni di inattività, perché ho messo e l'ho fatto a casa perché non avevo la possibilità di farlo in altre parti, però ho ripreso il mio vecchio kimono e ho voluto farvi questo regalo. Certo, lo vediamo insieme, ottimo, questo estratto. Grazie. Dai, dai!
Ecco, grazie dottor Pugliarello. Io a un certo punto mi aspettavo anche che scattasse l'onda energetica alla Dragon Ball, perché insomma eravamo pronti. Ne hanno tagliato metà per una questione no, di tempo. Per i tempi, esatto, l'estratto. Posso dirvi solo una cosa? Allora, questo è karate stile Shotokan. Magari qualcuno di voi farà karate, quindi parlerò per costoro una lingua conosciuta. Sono stato in difficoltà perché lo spazio, naturalmente, della stanza non è molto ampio. Lo Shotokan ha dei movimenti molto più lunghi di apertura di gambe, io ho dovuto stringere. Ma il messaggio è arrivato, posso grazie. Posso giustificarmi, grazie. Insomma.